Consiglio provinciale di Pescara sul dragaggio del porto. Tutti intorno al tavolo per votare e rendere operative le manovre necessarie al ripristino della navigabilità. Voto unanime. Maggioranza e opposizione si uniscono nel dire sì e nel farlo in tempi brevi davanti al comandante della Capitaneria di Porto, che spiega modalità e mezzi messi a disposizione per dare il via ai lavori. Siamo trovati d'accordo con la provincia nell'attuare un programma che fotografi innanzitutto la situazione reale, verifichi se lungo l'asta fluviale ci dovessero essere degli usi non consentiti, dopodiché si procederà, se del caso, coinvolgendo anche la magistratura, interessando la magistratura per fare un'azione laddove ci dovessero essere situazioni che richiedono l'intervento della magistratura stessa. Si parla di prevenzione e non di task force. Il presidente della provincia sottolinea l'importanza della collaborazione e della responsabilizzazione di tutti i sindaci del territorio, 46, e soprattutto della cultura e del rispetto ambientale che entrerà anche nelle scuole primarie. Per noi le scuole sono un luogo preferito per incontrare, diciamo, quelle conoscenze necessarie che aiutano anche i ragazzi a incontrare il mare con meno difficoltà e con più consapevolezza. È chiaro che la marineria e soprattutto in questo momento la vicenda del dragaggio fa comprendere anche quanto sia importante funzionalizzare meglio ognuno il proprio ruolo, e la Capitaneria lo farà aiutando noi come provincia a formare i ragazzi nelle scuole. Infine, l'apporto economico previsto, 6 milioni di euro per un'opera che prevede modificazioni strutturali come quella della diga foranea, da sempre considerata una delle maggiori cause dell'insabbiamento. Complessivamente avremo 6 milioni scarsi per poter fare quegli interventi di modifiche infrastrutturali e degli interventi di dragaggio che consentiranno, se non altro, di gestire una situazione difficile boccheggiando, d'accordo, però intanto i polmoni assumono l'ossigeno necessario. Un'altra cosa che è sempre stata al centro di queste polemiche e soprattutto della discussione era la presenza della diga foranea. Secondo la sua esperienza, qualcuno chiede di abbatterla definitivamente proprio per evitare l'insabbiamento. Come si può agire per evitare questo fenomeno? La diga è balzata agli onori della cronaca, diciamo così, più per l'effetto tappo che crea al decorso del fiume che per l'azione di protezione della parte interna del fiume dalla risacca. Il piano regolatore portuale si muove proprio nel senso di ridare al fiume il respiro che il fiume deve avere, quindi sfociare direttamente a mare senza trovare ostacoli lungo la sua corsa. Quindi una parte della diga, secondo le previsioni del piano, dovrà essere abbattuta.